Gentili telespettatori, un cordiale saluto a tutti voi e benvenuti per questa edizione del telegiornale che apriamo parlando di infrastrutture. Sembra infatti che l'autostrada Siracusa-Gela non sarà mai completata. L'Unione Europea è pronta a ritirare il finanziamento inizialmente concesso. L'autostrada Siracusa-Gela non sarà mai completata. I deputati regionali del Movimento 5 Stelle Luigi Sunseri e Giovanni Di Caro hanno registrato a Bruxelles la totale chiusura dell'Unione Europea verso l'infrastruttura siciliana eterna incompiuta. La Commissione Europea, rispondendo ad una nostra precisa domanda, è stata categorica. Ci è stato risposto, dice Sunseri, che non c'è la benché minima possibilità di far rientrare il finanziamento dell'opera nel FERS 2014-2020, come aveva proposto la Regione, visto che le somme del precedente piano rischiano molto concretamente di andare perdute se l'opera non sarà terminata entro il termine massimo del 31 marzo del 2019. Il CAS stesso, relazionando sull'opera, ha messo in evidenza le enormi difficoltà nel portare avanti i lavori, sostenendo che il completamento del tratto Ispica-Modica è previsto per il gennaio-febbraio del 2020. L'idea della Siracusa-Gela nacque nel 1968, secondo alcune previsioni dell'epoca doveva essere completata nel 1973, attualmente arriva fino a Rosolini. Il piano spiagge 2018 non è ancora pronto. A lanciare l'allarme è il presidente di Neapolis, Giuseppe Culotti. Vediamo il servizio di Claudia De Luca. Non solo piano spiagge, ma più che altro un piano di messa in sicurezza delle coste. A fare il punto su quelle che sono le priorità per le frazioni balneari è Giuseppe Culotti, presidente della circoscrizione Neapolis. Fa piacere che periodicamente si torni a parlare della mancanza di un piano spiagge per il litorale siracusano. Peccato, esclama Culotti, che oltre alle parole non seguono mai fatti. Per il presidente della circoscrizione i problemi del litorale aretuseo sono anche altri, come la necessità di stabilizzare la falesia rocciosa, intervento richiesto già nel 2014 dal Consiglio di circoscrizione Neapolis tramite un progetto di messa in sicurezza con frangi flutti e di cui oggi pare ne siano perse le tracce. A tutto questo si aggiunge poi il generale stato di disastro della viabilità, prosegue il presidente di Neapolis, con via la Maddalena e altre arterie locali diventate un pericolo per la fruibilità di residenti e turisti. Tuttavia, in certamente causale coincidenza con l'avvicinarsi delle elezioni, pare che si stiano per sbloccare lavori straordinari di manutenzione stradale anche per queste zone dimenticate nei precedenti 5 anni. Un miracolo del quale i residenti avranno cura di tenere memoria. L'auspicio del presidente della circoscrizione Neapolis è che la manutenzione delle spiagge, legata cioè alla pulizia e all'attuazione del nuovo capitolato di igiene urbana, che prevede ad esempio l'installazione di nuovi e più numerosi cestini per la raccolta di rifiuti, sia effettuata in tempo utile per l'avvio della nuova stagione, evitando così di mortificare e offendere ancora una volta i cittadini e i turisti che arrivano per godere delle nostre bellezze naturali. A Canicattini Bagni sarà visitabile la mostra In alto i cuori di Sergio Carpinteri. Sentiamo di che cosa si tratta. Sarà visibile sino a domenica nella chiesa madre di Canicattini Bagni, l'ultima mostra dell'artista canicattinese Sergio Carpinteri. La mostra dal titolo In alto i vostri cuori, aperta domenica scorsa, vuole essere un omaggio al Lecce Homo, simbolo della Pasqua nella cittadina Iblea. Uno spazio definito che, come quello nello stile di Carpinteri, vuole essere infinito, nella quale si stagliano figure e cuori. Cristo Ecce Homo. E i cuori palpitanti e tremolanti innamorati vogliono parlare d'amore lungo questa ascesa che può simboleggiare la vita. Sino a domenica, dunque, la passione di Cristo per Sergio Carpinteri si evidenzia in un momento di grande fede e devozione per i canicattinesi, molto legati al suo sacrificio e alla processione del Venerdì Santo con l'intonazione de ulamiento da parte dei nuri. Quando tutti dovremmo essere impegnati a guardare Cristo, afferma Sergio Carpinteri,
Dovremmo ricordarci com'era e com'era divenuto per amore nostro. I suoi occhi sono sereni e rallegrano il cielo e la terra. Sono occhi purissimi e innocenti. Mirano le anime nostre. E adesso non ci sfugge il nostro moto del cuore come neanche il nostro amore. L'amore, quello vero, non è mai solo fine a se stesso. Senza amore non ha senso neanche la vita. La giornata mondiale dell'autismo in 1 o 2 giorni, gli scorsi 26 e 27 marzo, a Priolo Gargallo, nel secondo istituto comprensivo Alessandro Manzoni, diretto dal professore Enzo Ionero, scuola che vive ad inclusione dell'autismo con grande impegno e successo da tanti anni. Ce ne parla Maria Luise Vanacore. Il secondo istituto comprensivo Alessandro Manzoni si tinge di blu per sensibilizzare sul tema dell'autismo. L'evento si è sviluppato attraverso 2 giornate caratterizzate da attività di genere vario che hanno coinvolto tutti i plessi scolastici del secondo istituto comprensivo Alessandro Manzoni di Priolo Gargallo a sensibilizzazione dell'utenza sul tema dell'autismo. Il progetto realizzato per celebrare la giornata mondiale dell'autismo ha colorato di blu ed ha decorato di una miriade di voli di farfalle nelle varie tonalità del blu tutta la scuola, infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per quello che è un evento che sta prendendo sempre più piede e che coinvolge una fascia di persone affette da una disabilità particolare, meglio nota come disturbo dello spettro autistico. Vivere il quotidiano accorciando le distanze è il titolo dato alla bellissima e riuscitissima manifestazione celebrativa dell'autismo, che si è svolta in 1 o 2 giornate, il 26 marzo alle ore 16 nell'aula magna del secondo istituto, dove si è realizzato un convegno, e il 27 marzo nei vari plessi attraverso la realizzazione di attività didattiche mirate e con un simbolico volo di palloncini blu a raggiungere l'universo speciale di tanti soggetti che, a causa della loro modalità di vita altra, sono costretti in una bolla, vicini a noi geograficamente, ma a volte troppo distanti emotivamente. Il convegno di giorno 26 è stato salutato dall'intervento del dirigente scolastico del secondo istituto comprensivo, professor Renzo Lonero, che ha elogiato vivamente l'impegno profuso da tutto il corpo docente e dagli alunni tutti nell'adornare le varie sedi scolastiche in occasione dell'evento e soprattutto le varie docenti di sostegno che si sono fortemente attivate nel coordinare i lavori e che hanno operato fattivamente per la riuscita dell'incontro. È seguita la relazione dal titolo Approccio psicologico e pedagogico clinico, i sentieri, i linguaggi e l'inclusione, a cura delle dottoresse Annarita Carlotta e Daniela Carrabino, le quali hanno delineato i tratti salienti del profilo del soggetto autistico e illustrato tipologie di intervento a sostegno di tale disabilità. A Lentini si discute molto dopo l'aumento della TARI del 100% e forse anche di più. I commercianti non hanno digerito bene questa mossa del Consiglio Comunale di Lentini che l'altra sera l'ha approvato con 11 voti favorevoli, i voti della maggioranza, ai quali si sono accodati anche il consigliere Vasta e il consigliere Barbagallo, che farebbero, lo diciamo così, tra virgolette, parte della minoranza. Ma ne parliamo con il consigliere Giuseppe Santocono della minoranza. Ecco, questo aumento cosa comporterà, cosa causerà anche sul fronte occupazionale? Grazie, direttore. E allora l'aumento sicuramente comporterà una totale crisi ancora da parte dei commercianti, perché logicamente sappiamo tutti che il settore commercio a Lentini è abbastanza in crisi, togliendo quelle 4 attività che ormai sono rimaste, vediamo noi via Garibaldi che ormai è tutta chiusa, vediamo altre vie delle strade che una volta erano piene di centri di attività e oggi non esistono più. Quindi per quelle 4 attività, anziché di andare a migliorare
il loro aspetto economico lo stanno ancora peggiorando, perché la tariffa si parla che è circa di un aumento del 125%. 115 forse? 115, 120, circa siamo comunque oltre il 100%, questo è sicuro. Io ho parlato con tanti commercianti, c'è una delusione totale e logicamente avevano delle speranze in merito anche alla differenziata, perché un commerciante che faceva la differenziata di carta, cartone, vetro e alluminio si aspettava quest'anno una riduzione in bolletta. Invece dice: ma perché io devo fare la differenziata quando poi, anziché di diminuire la bolletta, addirittura mi raddoppia? Quindi a questo punto non conviene neanche differenziare. Questo veramente è un messaggio che io non voglio portare avanti, anzi io il messaggio che voglio andare a dare per i cittadini è: intanto differenziamo, perché differenziando possiamo, diciamo, dare una mano al risparmio. Poi se questa amministrazione non riesce a raggiungere gli obiettivi, questa vuol dire che si sono fatti male i conti. Ecco, dobbiamo dire anche che per i nuclei familiari c'è un risparmio a persona annuale di 3,5 euro circa, ricordiamo, a persona. Per le attività commerciali l'aumento è di oltre il 100%, quindi un disastro. Sì, è stato un disastro, perché loro hanno fatto i conti secondo me in modo errato, perché una famiglia che prima per esempio durante l'anno pagava 350 euro, 400 euro, adesso anziché di 3,50 ne va a pagare 3,40, non vedo l'utilità. Invece l'attività che prima pagava 800 euro, ora si andrà a pagare 1600 euro, quindi parliamo del doppio. Quindi è una cosa molto sproporzionata, questo è l'errore che hanno fatto. Infatti io in consiglio comunale l'ho attenzionata questa cosa, ho detto di non fare votare la Tari, di ritirarla e di rivalutarla, eventualmente di ripresentarla, ma evidentemente la maggioranza e qualche consigliere di opposizione che ha votato assieme alla maggioranza non è stato d'accordo, infatti l'hanno votata. Ed io, siccome non ho voluto essere complice di questa porcheria, perché così si deve chiamare, ho deciso di abbandonare l'aula. Ed infine lo sport, con il Siracusa Calcio che domani affronterà in trasferta il Lecce, partita difficile contro una squadra che non può perdere altro terreno. Il servizio. Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto 4 punti di penalizzazione al Siracusa e l'inibizione per 3 mesi al patron Gaetano Cutrufo. Così gli azzurri abbandonano il quinto posto e scendono al settimo, da quota 47 a quota 43, mantenendo comunque 5 punti di vantaggio sulla Leonzio, undicesima in classifica e attualmente fuori dai play-off. La speranza era di avere 2 punti di penalizzazione, invece sono stati 4, ha detto Cutrufo. Questi 2 in più sono stati dati per il pagamento in ritardo meno di 24 ore degli stipendi. Problema che non è stato causato da noi, ma dalla banca. Noi abbiamo mandato la distinta l'ultimo giorno utile, ma il versamento è stato fatto quello seguente. Faremo ricorso. In un momento in cui fare calcio è davvero difficile, essere penalizzati di 2 punti per un ritardo di 24 ore è inconcepibile. Sabato intanto il Siracusa sfiderà il Lecce, primo in classifica, ma in crisi di risultati, avendo pareggiato con l'Andria e perso con la Casertana fuori casa. La gara, valida per la 33esima giornata, sarà arbitrata da Nicolò Cipriani di Empoli. Gli assistenti saranno Giuliano Parrella di Battipaglia e Giuseppe Manzi di Nocera Inferiore. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione, auguriamo a tutti una buona Pasqua, arrivederci alle prossime edizioni.